Allora, ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Tanto mi faccio un teino. Abbiamo una situazione che ormai è fuori controllo. È inutile che ci prendiamo in giro. Adesso vi spiego il perché. Comunque, prima di iniziare il video, vi ricordo che domenica 24 marzo ci troviamo alle 7 al bar Osteria Trattoria El Boutiquet. Ok, è il Boutiquet a Rovato, via 25 aprile, appena fuori dall'autostrada, in provincia di Brescia. Con un menù fisso, ottimo, fatto da 35 euro, spettacolare, fatto da primo, due secondi, due primi, l'ira di Dio, bevande comprese, fatte dal buon Franco. Vi scrivo sotto per prenotare, facciamo una serata insieme. Allora, tratto alla trattoria il Boutiquet. Allora, la situazione è di... È inutile che facciamo ormai finta, la situazione è fuori controllo. Io ho un amico che lavora in una di quelle cooperative in cui ha sempre fino ad oggi lavorato molto, lavorando il sabato, la domenica, ore su ore, ore su ore, stanno iniziando a mettere in cassa integrazione la gente che lavora lì in maniera fissa. C'è poco lavoro. C'è poco lavoro nel campo della meccanica, c'è poco lavoro in questo, è molto fermo. Mangeremo intelligenza artificiale, non è perché i mercati stanno creando, poi parleremo anche della situazione della bolla che stanno creando, perché i mercati salgono. Salgono anche perché le banche stanno facendo degli utili incredibili con i tassi così alti. Non è perché i mercati salgono, il Bitcoin sale, che la situazione è buona. Cioè, no, loro stanno guadagnando. Ma la situazione reale è fuori controllo, nel senso che c'è una difficoltà estrema. C'è poco lavoro, quel poco lavoro che c'è è mal pagato. Siamo rimasti indietro 30 anni praticamente rispetto agli altri paesi europei, dove comunque alcuni gap salariali sono stati comunque compensati. E nell'ultimo anno e mezzo, due, abbiamo avuto un costo della vita che è aumentato più. Sarà un caso, sarà un caso. Da quando c'è la massima espressione del neoliberismo in Italia, più che negli ultimi 20 anni. Cioè, se negli ultimi 20 anni abbiamo avuto un aumento del costo della vita, diciamo da 0 a 50, nell'ultimo anno e mezzo siamo passati da 50 a 100. E quindi la situazione non è stata poi compensata dal discorso salari, anzi, a differenza della Germania dove c'è un salario minimo di 1.300, 1.400 se non sai fare niente, in Italia pochi mesi fa alla proposta di mettere comunque un salario minimo, questi signori l'hanno bocciato, però si sono reintegrati il vitalizio. E voi li applaudite, che bravi, bravi, meno peggio. Eccoci qua, eccoci qua. In una situazione in cui a livello economico la gente è sempre più spianata, però i mercati salgono. Il DAX è ai massimi, il mercato tedesco, la borsa tedesca è ai massimi. C'è la recessione, però la borsa tedesca è ai massimi, quindi va tutto bene, giusto? Va tutto bene. A breve inizieranno le fabbriche a chiudere, la recessione, passerai via e vedrai le solite bandiere fuori dalle fabbriche. Senza contare poi che c'è la catastrofe totale, che poi avverrà più avanti, che sarà quella ancora dell'entrata di certe nazioni in Europa.
la futura delocalizzazione, la futura concorrenza di lavorativa, l'abbassamento ancora di salari. C'è un mix che ci sta portando a un livello di futuro, senza contare poi che questi signori che dovevano abolire le accise, che dovevano fare di qui, che dovevano fare di là, ultimamente sono passati in un paese del milanese governato da questi, che sono quelli bravi, c'è da mettersi le mani nei capelli. In più, quelli che dovevano abolire la legge Fornero ci hanno attaccato su altri 2 anni. Oggi un giovane che inizia ad andare a lavorare va a lavorare fino a più di 70 anni d'età, 72. Ma voi ve lo vedete, uno che ha 70-72 anni va in un'azienda a lavorare dietro un torno, dietro una fresa, a fare lo stradino, a fare l'operaio, tutto quello che volete. Però funziona così, fino a quando magari le pensioni le toglieranno anche. C'è una situazione, dal mio punto di vista, totalmente fuori controllo. Ma perché totalmente fuori controllo? Punto di domanda. È totalmente fuori controllo perché agli italiani va bene così. Va bene così. Va bene sempre più neoliberismo. Li applaudono, anzi, li continuano di nuovo a votare e li continuano ad applaudire. E quindi da noi, dopo che 30 anni fa moriva la sinistra e si sono formati 2 blocchi neoliberisti uguali, precisi, identici, hanno iniziato a smantellare tutto quello che poi era stato costruito di diritti con lo Stato sociale. E quindi oggi siamo arrivati a questa situazione, che oserei dire, devastante, devastante. Tanto è vero che tutti quelli che negli anni passati sono andati via dall'Italia per andare a lavorare in Francia, in Germania, in Svizzera, in Spagna, in America, in Canada, ovunque, nessuno di questi ha intenzione di ritornare nel bel paese, perché è molto facile dire: ah, com'è bella l'Italia, che bel paese che è, stando all'estero, stando in Germania, stando in Svizzera, stando da altre parti, stando lì, lavorando lì, oppure prendendo i sussidi lì, e ti dicono: ah, com'è bella l'Italia, stando all'estero. Finirà male, molto male.